La storia dell'università inizia nel 1918. Poco prima di morire, Giuseppe Tognolo insiste con padre Agostino Gemelli affinché si dedichi alla creazione di un ateneo dei cattolici italiani. Tognolo è sociologo ed economista. Proprio nei giorni di Porta Pia si fece strada negli ambienti del più intelligente laicato cattolico l'idea che l'Italia doveva avere la sua università di ispirazione cristiana. Le date successive segnano le tappe non certo facili di un sogno che a poco diventa realtà. 1918, Giuseppe Tognolo, morente, affida a padre Gemelli il compito di dar vita all'Università Cattolica. Il 7 dicembre 1921, l'apertura della nuova università segnava una delle più importanti tappe per la partecipazione dei cattolici italiani alla vita dello Stato unitario. La cultura cattolica, dopo gli anni dell'incertezza e dell'isolamento, trovava nel nuovo Ateneo la via per svolgere una parte di primo piano nella società italiana. Da allora la Cattolica ha camminato con passo veloce, un cammino che ha trovato in padre Gemelli per 40 anni un realizzatore infaticabile. Padre Gemelli è nato a Milano il 18 gennaio 1878. A 24 anni si laureò in medicina e chirurgia a Pavia. Dopo il servizio militare, in seguito ad una profonda crisi religiosa, si faceva frate francescano con il nome di Agostino. Con Monsignor Olzati e col servo di Dio Viconecchi fondava l'Università Cattolica. Eravamo ai tempi in cui negli ambienti di cultura si proclamava l'antitesi tra scienza e fede. La scienza è una grande cosa, senza dubbio necessaria, ma la vita individuale e sociale, in una parola la storia, ci dicono e ci ripetono ogni giorno che essa non è sufficiente. Occorre che tutta la cultura e la civiltà siano dominate dalla caritas, dall'amore, da un cuore. Ecco perché padre Gemelli ha chiamato la sua creatura Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 1932, con un'imponente cerimonia, viene inaugurata la nuova sede della Cattolica nei chiostri dell'ex monastero di Sant'Ambrogio. Le prime facoltà inaugurate furono quella di filosofia e quella di scienze sociali. Probabilmente io sono stato in senso assoluto il primo a iscrivermi alla Università Cattolica. Mi ricordo che vi andai nel luglio del 1921, lì si stava riordinando un po' la biblioteca e mi informai come si poteva iscriversi. Credo che nessuno mi abbia preceduto in questa decisione di iscriversi all'Università Cattolica, perché io uscivo proprio in quel momento dal liceo.